È un'estate particolarmente difficile per diversi allenatori, tra questi Antonio Conte e Felipe Scolari. Siamo in collegamento telefonico con José Altafini. Altafini, da chi vogliamo partire? Conte non credo che sia stata una brutta annata, ha vinto 3 scudetti, non so cosa voleva di più. Invece lo Scolari è stato il protagonista della più grande sconfitta del Brasile di tutti i tempi, con la goleada proprio in casa, una squadra che non erano una delle migliori squadre brasiliane, anche se ha messo del suo, ha sbagliato alcune convocazioni e anche formazioni. La sorpresa, le dimissioni di Conte? Ma guarda, non lo so, perché era già parecchio che c'era questi attriti così, questa incomprensione, non so. Mi sembrava che non era tutto molto liscio, però non è che sono stato sorpreso dalla rassegnazione, dell'emissione, perché lo immaginavo che a campionato che sta per iniziare, la preparazione del campionato, eccetera. Questa è una cosa che potevo pensare che potesse succedere quando è finito il campionato, ma adesso mi sembra un po' strano, all'inizio così mi sembrava un po' strano. Secondo lei è tutto riconducibile a divergenze sul mercato? Magari sotto c'è qualche rapporto, diciamo, incrinato? No, guarda, devo dire con molta sincerità, uno che ha un ambiente così, la prima cosa che pensa è che uno abbia già una proposta migliore. Le proposte per quanto riguarda le squadre straniere non credo che lui abbia avuto delle proposte, perché tutte le squadre straniere avevano già dei giocatori, degli allenatori già confermati, eccetera. L'unica cosa che mi viene da pensare è che c'è questa decisione per un allenatore per la nazionale, magari potrebbe essere un pizzico di pensiero su questo. La Juventus ripartirà da Massimiliano Allegri, è una scelta che la convince? No, non lo so, guarda, è difficile oggi dire, pronosticare se un allenatore avrà successo o meno. È la stessa cosa se mi domandasse di Inzaghi. Inzaghi è un'esperienza nuova, chi può dire? Nella vita può capitare che magari alla prima occasione così venga fuori qualcosa di bello, come può anche avere dei problemi. Non so, Allegri ha vinto un campionato col Milan, non è che sia un sprovveduto. Il problema è che la Juventus tiene da 3 campionati vinti. Chiaramente per il tifoso, se non vince un altro campionato, vuol dire che è tornato indietro. Mentre il Brasile potrebbe ripartire dalla supervisione di Leonardo. Guarda, io non lo so, perché Leonardo ha dichiarato che lui non voleva fare il dirigente, ma voleva fare l'allenatore. L'allenatore che propongono i giornali, che dicono di Tito del Corinthians, è un allenatore molto bravo, è vincitore, ha vinto tutto. E invece quell'altro ragazzo che allena le categorie di base è un ragazzo giovane che non ha molta esperienza, ma chissà se potrà acquisire in 4 anni.